Dottor Caselli, giustizia e perdono è un'alternativa secca? Una volta c'era la legge del taglione. Dopo, per chi crede, soprattutto per effetto del Vangelo, un altro principio, un'altra filosofia. Cercare di rispondere al male col bene, che non significa buonismo, perdonismo, altrimenti la giustizia sarebbe svuotata di significato, di contenuto. Il reato, lo sbaglio, resta sbaglio e la pena deve esserci nei casi in cui l'ordinamento lo prevede, ma sempre con uno sforzo di attenzione alla persona, di capire la persona, di corrispondere al caso specifico che la persona, anche sbagliando, rappresenta. Ecco, in questo modo giustizia e perdono, nel senso di centralità della persona, senza perdonismo, ripeto, senza pietismi inutili, possono trovare un punto d'incontro. Ecco, per lei, magistrato, cosa significa il perdono? Per il magistrato il perdono, ripeto, significa quello che ho appena detto. Non nel senso letterale del termine, il magistrato deve applicare la legge, non ha spazi per perdonare. Questo è un problema di coscienza, anche il magistrato può applicare una pena nei confronti di una persona che non gli sembra poi particolarmente riprovevole. Ma per il magistrato c'è prima di tutto l'applicazione della legge, ma con attenzione alla persona, la legge al servizio dell'uomo, non l'uomo al servizio della legge. Il magistrato che applica la legge nell'interesse della persona, dei suoi diritti e della sua libertà. Questa è la maniera di perdonare, applicare la legge, rispettare le persone per il magistrato. Più di tanto, credo, al magistrato non si può chiedere. Oggi in Italia abbiamo più bisogno di giustizia o di perdono? Abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo bisogno anche di perdono, nel senso di attenzione, sensibilità, centralità della persona. Molte volte siamo portati ad essere indulgenti nei nostri personali confronti e invece intolleranti, ostili nei confronti degli altri. Questa è l'antitesi non solo del perdono, ma anche dell'attenzione, della sensibilità, del rispetto degli altri. Grazie. Grazie a voi.